Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi torniamo a fare uno dei miei test preferiti, come avrete intuito dall'intro, quello di sparare a dei piccoli droni. Sì, perché la soddisfazione di sparare con il soffiatore aria intorno ai 40-45 km orari a dei droni da 249 grammi è una soddisfazione pazzesca, perché si vedono questi piccoli droni lottare contro l'aria con una forza incredibile. E il test che andremo a fare oggi è fra loro due: il mai vecchio DJI Mini 2 e il nuovissimo DJI Mini 3 Pro. Questi due droni, che vengono dati entrambi per classe 5 a livello di resistenza al vento, quindi a vento intorno ai 30-35 km orari, noi gliene spareremo intorno ai 40-45, staremo a una distanza col soffiatore intorno ai 40 cm circa, magari anche qualcosa meno. E sono davvero curioso di fare questo test perché, sì, è vero, hanno la stessa resistenza al vento, ma hanno una conformità strutturale completamente diversa, perché DJI con questo nuovo modello ha stravolto quello che era la versione precedente. Adesso abbiamo un drone molto più grande dal punto di vista delle dimensioni dei bracci. Infatti guardate quanto sono più lunghi i bracci di questo nuovo modello rispetto al precedente, anche a livello di corpo drone completamente diverso, e soprattutto completamente diversa inclinazione delle eliche. Qua abbiamo delle eliche praticamente orizzontali, qua abbiamo le eliche e i bracci che sono inclinati, non sono messi perfettamente orizzontali, quindi una concezione a livello di ingegnerizzazione del progetto completamente diversa, ed è questo che mi incuriosisce parecchio: vedere come con un'area sparata a circa 40 km orari, se il comportamento di lui sarà uguale a quella della sua versione precedente, cioè il Mini 2, che resistenza al vento tanta roba, con lui ho volato in condizioni da paura ed è sempre tornato. E quindi mi incuriosisce questo. Probabilmente sarà uguale o addirittura meglio, non lo so, lo scopriremo adesso in questo video. Quindi, detto tutto questo, direi di non perdere altro tempo e iniziamo a fare quello che mi piace di più fare con loro, cioè sparargli aria. Allora, ci siamo, iniziamo con il DJI Mini 2, che è già lì pronto, quindi andiamo ad accendere i motori. Ed eccolo qua fermo in overing. Ovviamente overing sempre incredibile per quanto riguarda il DJI Mini 2. Vado a farlo alzare un attimo di quota. Questa sarà la nostra altezza, quindi circa un'altezza di 1,5 m. Metto giù il radiocomando e prendo il mio fucile spararia. Ok ragazzi, ci siamo. Ho la mia arma in mano, la mia arma preferita, e adesso iniziamo a sparare aria. Spareremo sia frontalmente che lateralmente, che sulla parte posteriore del drone, quindi faremo tutti i lati del drone e vediamo il suo comportamento. Quindi adesso 3, 2, 1, adesso sto circa a 1 metro, poi vado ad avvicinarmi, quindi 3, 2, 1, fuoco. Così sono circa a 30-40 centimetri disposto. Mini 2, ah, l'ha fatto girare, guardate come l'ha fatto girare, però è tornato in posizione. Adesso da dietro gli vado da parte, da questa parte, guardatelo, aggressivissimo, però avete visto come si è girato quando gli sono andato da questa parte, che l'ho beccato, guardate se lo becco così come si muove, fantastico, però torna sempre in posizione, guardatelo davanti, è pazzesco, pazzesco. Allora, avete visto come lui resiste? L'ho fatto addirittura ruotare su se stesso, perché gli sono andato con l'aria da questa posizione qua, quindi l'ha beccato in questo lato in diagonale, l'ha fatto ruotare su se stesso, ma poi lui si è riposizionato, diciamo, nel punto in cui doveva stare, cioè nel punto in cui ho iniziato il tutto. Ed è stato comunque incredibile, perché è vero che ha fatto questo movimento anomalo, però poi ritornando nella sua posizione iniziale, che poi è questa, quella che stiamo vedendo tuttora. Quindi direi che lui sempre tanta roba. E adesso sono curioso di vedere come sarà il nuovo arrivato DJI Mini 3 Pro contro il mio soffiatore. Quindi atterriamo con lui e decolliamo con l'altro. Perfetto, DJI Mini 3 Pro pronto. Andiamo a farlo decollare. Ed eccolo qua, vado anche lui a farlo alzare un po' di quota, lo porto circa 1,5 m, sì, ci siamo. Vado ad appoggiare lo smart controller e prendo il fucile. Perfetto, ci siamo, fucile pronto.
mira, partiamo anche qua da circa un metro di distanza, poi mi avvicino e faccio tutti i lati del drone. Quindi 3, 2, 1, fuoco! Mi avvicino, vediamo se... Ok, guardatelo! Wow! Wow, wow, sul fianco avete visto come è partito e non si è girato, ma è partito verso la rete. Mi sono spaventato tantissimo. Adesso facciamo da dietro. Qua. No, no, si muove tantissimo. No, 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 no. Allora, un attimo di pausa perché mi è preso un colpo al cuore, mi aspettavo di avere qualcosa di più rispetto al Mini 2, invece secondo me dal punto di vista del comportamento con un'aria sparata come quella del soffiatore di 40-45 km orari, ragazzi, non si comporta, perlomeno ad oggi. Ovviamente lui ha bisogno di ancora di aggiornamenti perché è nuovissimo, il DJI Mini 2 praticamente è sviluppatissimo, ma ad oggi, ragazzi, mi ha fatto prendere un colpo. Facciamo una piccola prova ancora, parto da lontano però perché ho paura di andare a fare qualche cazzata gigantesca. Quindi 3, 2, 1, fuoco! Vado sul fianco, attenzione, attenzione, attenzione al fianco. Da questa parte sembra un po' meglio rispetto a come si è comportato prima, ma si muove tantissimo. Vado di qua, mi avvicino. No, attenzione, se l'aria gli arriva sotto alle eliche è pericolosissimo. Guardate come si alza. Se mi avvicino gli vado un attimo sotto. Olla! Torna in posizione, perché torna in posizione, ma fa dei movimenti che ovviamente mi mettono un po' più ansia rispetto al DJI Mini 2. E quindi... visto che non ho uno spazio ampissimo, non vorrei andare a fare qualche cagata di quelle che poi mi ricordo per tutta la vita, però direi che non è la stessa cosa. Con lui non è la stessa cosa. Abbiamo un drone che sicuramente è nuovo, quindi tanto da migliorare, però avete visto che probabilmente la sua conformità, magari delle eliche inclinate, la sua conformità di questi bracci così lunghi, non lo so, le eliche che sono più lunghe rispetto a quelle del Mini 2, non so, tutte queste cose, quando l'aria gli arriva in determinate angolazioni, diciamo che fa dei movimenti che il Mini 2 non fa, perché avete visto, il Mini 2 la cosa più strana che ha fatto è stato ruotare su se stesso per poi tornare in posizione, ma non ha mai fatto movimenti o oscillazioni ampie. Con lui, quando sono andato in questa posizione qua, per intenderci, più o meno questa mi sembra che ero, è partito e lì c'è la rete, mi sono fermato perché secondo me se continuavo a soffiare arrivava contro alla rete. Poi alla fine vedete, lui è tornato qua perché è praticamente ancora sopra al landing e quindi non ha perso la posizione, ma ha fatto dei movimenti che diciamo ha fatto fatica a controllare, probabilmente, come ripeto, l'aria sparata da lui con appunto un getto così forte da vicino, poi così poi mirato, non vanno molto d'accordo secondo me, però sicuramente mi ha fatto prendere un colpo. Quindi ragazzi, aspetto voi nei commenti qua sotto per sentire la vostra, ditemi la vostra opinione. Lo so che il soffiatore non è un test definitivo, non è come il vento sicuramente, però ci dà secondo me un po' l'idea di come il drone possa gestire delle raffiche d'aria che gli arrivano da varie angolazioni. E il Mini 2 ha sempre dimostrato tanta tanta roba, e sicuramente tanta roba l'aveva dimostrata anche lo Zino Mini Pro, che secondo me era stato addirittura meglio del Mini 2 nel test che avevo fatto sempre con lui, mentre lui diciamo che è rimandato a tra qualche aggiornamento, perché l'avete visto. Quindi ragazzi, mi raccomando, scrivetevi nei commenti la vostra opinione perché sono davvero curioso di saperla. Spero che questo mio video test, in cui ho sudato tantissimo, guardate, ho le ascelle pezzatissime perché quando il drone è partito verso la rete mi sono spaventato tantissimo, anche perché è nuovo fiammante e l'ho pagato, quindi
mi giravano anche altamente le scatole andarlo a sfracassare, ma la sicurezza di sparargli senza nessun problema come faccio col Mini 2 quasi quasi mi costava il drone spiaccicato contro alla rete. Quindi ragazzi, se questo è il mio video in cui vi ho portato questo mio primo test riguardante il Mini 3 Pro, questo nuovo drone di DJI con resistenza al soffiatore, vi è stato utile ed interessante, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, anteprime, voli in FPV, spoiler di quello che arriverà sul canale, aspettatemi perché ci sarà un altro test riguardante lui molto molto interessante che sono curioso di fare rispetto sempre al suo fratellino DJI, rispetto sempre al suo predecessore DJI Mini 2. E sempre se vi va, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove posto tantissimi coupon sconto riguardante i droni, la tecnologia in generale, ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test come questo o una novità. Ciao e al prossimo video. Yeah.